Siamo nel cuore del Conegliano Valdobbiadene, in una piccola zona collinare tra Venezia e le Dolomiti. Infatti abbiamo Venezia a 50 km e 100 km c'è Cortina. In questa zona, che è il cuore del Prosecco Superiore, si trovano dei paesaggi stupendi, ricamati dalla coltivazione della vite. Era un'uva bianca semi-aromatica. Adesso qui abbiamo vendemmiato, quindi è difficile farle vedere, però può darsi che sia qualche piccolo grappolo che è rimasto dalla seconda fioritura. Chiaramente questo non è il grappolo di guerra, però viene da lì. È un'uva bianca, leggermente aromatica, che da sempre ha dato un vino bianco di base per fare uno spumante fatto con il metodo Charmat, il metodo italiano, che vuol dire la seconda fermentazione in recipiente chiuso. Il prosecco da noi viene usato per gli antipasti e i secondi, soprattutto anche con il dolce. È un vino che si beve tutti i giorni, è un vino facile da questo punto di vista, proprio perché si abbina con tantissime cose. Parte degli antipasti molto leggeri, come non so, la zucca, il verdure, che noi la troviamo molto nel nostro territorio, per poi passare alle paste con il pomodoro, con il ragù, eccetera, eccetera, per finire poi con le carni bianche. Aver ottenuto il riconoscimento di Città Europea del Vino per il 2016 del Conegliano Valdobbiadene è un grande prestigio, perché dà risalto a tutti i 15 comuni dell'area di OCG che hanno sottoscritto questa candidatura. Questo nostro territorio così compatto e omogeneo, pur nelle diverse caratteristiche dei 15 comuni. Aver fatto rete è molto importante, perché si è risaltato la specificità di ogni comune all'interno di un sistema di OCG. L'iniziativa che abbiamo preso e che è stata presa dal territorio per candidarsi a Città Europea del Vino è una conseguenza del percorso che abbiamo messo in piedi di rete, di realizzazione di rete, di collaborazione, che secondo noi è vincente. Credo che lo spirito della rete, che qui si è tradotto in un territorio più piccolo, valga anche per l'associazione complessiva delle città del vino a livello nazionale, che nella rete e con la rete può raggiungere obiettivi importanti. Siamo al Molinetto della Croda a Refontolo, nella zona centrale dell'area Conegliano Valdobbiadene di OCG. Questo è un mulino perfettamente conservato, risale al XVII secolo. Qui in quello che è la piccola Cappella Sistina di Conegliano, che è la nostra sala dei battuti. Qui i battuti, parliamo del XIII, XIV, XV secolo, avevano la loro sede. In questa sala notiamo moltissimi affreschi che sono di quel periodo e che hanno una caratteristica fondamentale: rappresentano per metà il Vecchio Testamento e per metà il Nuovo Testamento. Erano le Bibbie dei poveri, cosiddetto, Bibbie dipinte, in modo che anche il popolo che non era in grado di leggere poteva capire un po' com'era la dinamica della religione. Tutti conosciamo questo spumante italiano diffuso in tutto il mondo, è un ambasciatore delle bollicine italiane. Il Conegliano Valdobbiadene produce il 20% delle bottiglie che si trovano nel mercato.